Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata, Festival della Crescita. Come sapete, tutta la giornata di oggi è dedicata al secondo paradigma. Ieri abbiamo ragionato sulla sostenibilità, sulla dimensione della crescita, della decrescita, sul rapporto tra qualità e quantità. È stata una giornata ricca, spero per voi di soddisfazione. Abbiamo avuto i primi 30 relatori, oggi ne avremo altrettanti e partiremo con il convivio, che sarà in qualche modo dedicato a tecnologia, ma soprattutto a quello che il Quick and Deep interpreta, cioè la relazione tra la velocità e la profondità. Sono inconciliabili questi due mondi? Come l'Italia rispetto a queste logiche si posiziona? Qual è lo scenario, almeno il quadro di riferimento che in particolare Marco Fortis ci proporrà? Quali sono gli elementi su cui, ad esempio, i tanti ragazzi, studenti che vedo oggi, o gli imprenditori, i professionisti possono contare oggi? Ecco, questo è un po' il grande punto interrogativo della giornata. Come sempre, apriamo la giornata con quella che Dante avrebbe definito una canzone. Per chi di voi ieri non lo avesse ascoltato, l'idea del convivio ci arriva proprio dal Convivio di Dante, opera incompiuta di riflessioni varie, multidisciplinari, tra la letteratura e la filosofia, ma la cosa che ci ha molto colpito della sua visione era l'uso del volgare, proprio perché lui immaginava che il volare alto, usare l'intelligenza e la cultura non dovesse essere un affare di pochi, ma dovesse potesse essere accessibile, decide di aprire il convivio con una canzone, con canzoni, e le canzoni erano in volgare, quindi anche il convivio doveva essere in volgare. Questo vuol dire non abbassarsi al livello del volgo, ma il contrario, provare a condensare l'expertise, l'intelligenza, il lavoro di ricerca che è sempre dietro a ciascuna visione. Questa, come sapete, è la lounge e la hall delle visions, delle visioni. Qui, alla fine, invece, proponiamo con i nostri ospiti che si succederanno nella giornata, è il momento delle visioni, cioè dello spazio e della voce di chi su queste cose ha un'esperienza, ha lanciato dei progetti, e pensiamo che ascoltare potrebbe essere molto utile. Però prima di fare questo, vediamo qual è l'altra grande sfida che ci aspetta, che è una sfida generazionale. Apriamo, noi non abbiamo una canzone, ma abbiamo un video, lo vediamo insieme e poi lascerò la parola a Luca De Biase, che modererà questa mattinata. Prego. Put it back on the game. Hey, buddy. We're gonna play a fun game today called Copycat Ralph, Copy Me. Do you like being late? So he talked to the light and the light turned green. Wow. Actually, a star that looks like this. This is what the sun looks like. So around the sun there are eight planets, one of which is our planet Earth. What happened? Hear the whole town. The lights are back on and it has everything to do with a very special young man they are calling the boy who beeps. It's working. The business world is taking We notes. Have to synchronize everything. If you can talk to the machines. The opportunities for industry are interrupted. Très spécial, l'enfant qui faisait beep. Looks like we're going to be able to do it. Look at the stars. Thank you. You're welcome.